Grazie intanto a tutti, non ruberò molto tempo perché il fondamentale intervento di Nicolino lo voglio ascoltare con attenzione. Rispondo alla sollecitazione di Enzo che mi chiedeva appunto di dire qualche cosa su quello che si sta muovendo tra i soggetti che sono stati un po' i soggetti assenti in questo dibattito, cioè le associazioni. Effettivamente il movimento LGBTI, nella migliore delle ipotesi, sta reagendo a questa offensiva in ordine sparso, perché è vero che ci sono tante realtà che stanno operando, stanno smontando, come l'Istituto Alice, che comunque fa parte di un'associazione di intersezioni, abbiamo sentito sicuramente anche Arcigheri Arezzo con l'esperienza di articolo 3 e tante altre realtà, però quello che manca è sicuramente in realtà sono due le cose che mancano. Una è un coordinamento, perché abbiamo proprio visto oggi, c'è stato riferito quanto i nostri avversari siano organizzati, la potenza di fuoco che noi stiamo subendo e che arriva da un'organizzazione assolutamente granitica, oltre che ramificata, davvero ramificata in ogni angolo del paese e sostenuta naturalmente da una consistente capacità economica, che è quella che purtroppo noi continueremo a sognarcela. Però quello che invece possiamo fare per cercare di contrastare questa azione è sicuramente l'organizzazione, è sicuramente il fare rete, come si diceva. Questo per ora manca. Il problema del movimento LGBT, che da decenni dice che dobbiamo in qualche modo coordinarci, organizzarci, federarsi, eccetera, eccetera. Beh, di fronte ad un'offensiva di questo tipo, forse un piccolo passo si è fatto qualche settimana fa, quando sotto gli auspici di Inca Europe, che è l'associazione ombrello delle associazioni LGBT europee, ci siamo riuniti appunto tutte le associazioni italiane per cercare di trovare un modo di operare insieme. In questo contesto l'elemento che si è dimostrato più unificante di tutto il movimento è proprio questa esigenza di contrastare questa forte azione di mistificazione di fatto su il gender addirittura, no? Come viene, come giustamente è stato detto, viene ormai definito per fare ancora più paura. Ebbene, quello che si è immaginato di fare è innanzitutto cercare di colmare un'altra, che è la seconda elemento che manca, un'altra grossa lacuna dell'associazionismo italiano, associazionismo LGBT, ma non solo, ma soprattutto LGBT, e cioè la mancanza di conoscenza, la mancanza di un approccio fattuale alle cose, cioè conoscere esattamente quella che è appunto questa organizzazione dei nostri avversari, ma conoscere e studiare il messaggio che è quello così seducente apparentemente che i nostri avversari usano, talmente seducente che ormai è diffuso ovunque. Abbiamo detto prima come appunto davvero si è diventato pervasivo questa retorica del gender che dovrebbe appunto spaventare e dovrebbe addirittura creare dei problemi, questi fantomatici problemi ai bambini. Quindi l'ipotesi è quella di organizzarsi per fare una conoscenza, grazie anche proprio a momenti come questo, ci sarà un altro momento a Torino di conoscenza, grazie agli studiosi che sono già intervenuti qui e che potranno darci una mano, ma il punto è mettere a sistema le conoscenze, i messaggi, per poi poter creare delle azioni di contrasto che arrivino a smontare questo messaggio che è appunto seducente e offrire un messaggio alternativo.
l'ho detto prima, ho lamentato prima la grande, grande sostegno economico dei nostri avversari, è quello che noi probabilmente non riusciremo a fare, benché sono molto contento di aver sentito la disponibilità della Regione Toscana di sostenerci, anche di aiutarci per quanto è possibile, naturalmente questo è sicuramente un aspetto. Ma l'esperienza internazionale, io sono di recente tornato da Atene dove si è tenuta appunto la conferenza annuale di Liga Europe, ci insegna che per contrastare queste azioni non è necessario per forza avere una uguale capacità economica di sostegno al nostro messaggio. Quello che è importante è avere invece un messaggio da contrapporre, un messaggio che non deve essere necessariamente una contrapposizione, ma che deve essere il nostro messaggio, che è un messaggio alternativo al pubblico. C'è un esempio che viene da un paese che è importante, perché è la Francia, da dove buona parte della retorica che noi oggi viviamo avviene. La Manifestus l'abbiamo importata dalla Francia, le Sentinelle in piedi l'abbiamo portata dalla Francia. Bene, in Francia si è costituita questa rete di giornalisti, si chiama WWW, che con davvero poche risorse è riuscita a creare una forma di campagna alternativa che ha messo veramente in, non dico in ombra, ma comunque sulla difensiva, forze come la Manifestus, come appunto le Sentinelle in piedi, figure mediatiche che in Francia erano veramente molto forti e molto, come si dice in gergo, in grado di bucare il video e essere quindi sufficientemente reattivi e sufficientemente seducenti con il loro messaggio, anche semplice ma colorato e fondato però su una conoscenza davvero solida del messaggio avversario, che noi dovremmo importare come metodologia. Quindi i passaggi adesso, il tempo è sempre troppo poco, perché poi naturalmente noi in Italia siamo tutti volontari di tutte le associazioni e quindi purtroppo abbiamo sempre delle difficoltà, ma i passaggi sono quelli appunto di iniziare a cercare di organizzarci per avere una conoscenza più approfondita e poi con un appuntamento anche pubblico, ma non necessariamente come dire che miri ad essere alla partecipazione dei grandi numeri, ma che miri invece a un momento di riflessione davvero da attivisti, che ci permetta appunto di trovare quelle 3-4 modalità, formule che ci permettano poi di produrre proprio materiale, che siano volantini, che siano opuscoli, che siano forme di contrasto o comunque ancora una volta di alternativi, di messaggi, di formulazioni di messaggi alternativi a questo che è ormai troppo pervasivo e che finora non ha trovato da parte delle associazioni italiane la capacità di effettivamente offrire un messaggio alternativo. Questo è quello che si sta cercando di fare a livello nazionale. I rischi sono sempre tanti, perché noi sappiamo quanti anni sono che le associazioni dicono mettiamoci insieme a lavorare e non ci riusciamo. Speriamo che questo attacco così forte almeno porti il risultato di portare un po' di senno all'interno delle associazioni, e al posto di farsi la guerra tra di loro, smetterla e iniziare davvero a cooperare insieme per fronteggiare quelli che sono i nostri veri avversari, cioè quelli di cui abbiamo parlato oggi. Grazie mille.